Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi faremo una veloce top 5 sui più famosi e misteriosi criptidi. Per chi non lo sapesse, criptide è un termine usato nella criptozoologia per indicare un animale la cui esistenza è sostenuta da tradizioni e leggende, ma di cui mancano prove scientifiche. È definito anche con l'acronimo UMA, Unidentified Mysterious Animal. Senza ulteriori indugi possiamo iniziare. Con il nome di scimmia marina di Steller, si indica un presunto animale marino che fu avvistato dal naturalista tedesco Georg Wilhelm Steller nel 1741, nei pressi dell'isola di Kodiak. Nei suoi manoscritti, Steller fornisce una descrizione accurata della scimmia marina, che tuttavia non è riconducibile ad alcuna creatura nota ai moderni zoologi. Steller pubblicò informazioni sull'aspetto e il comportamento di questo animale nel suo resoconto di viaggio della seconda spedizione in Cam. Atkin menzionò brevemente l'impossibilità di una descrizione accurata per mancanza di esemplari catturati nella sua opera De Bestiis Marinis. Nei suoi scritti, Steller afferma di aver avvistato questo animale al ritorno dalla seconda spedizione in Cam. Atka, il 10 agosto 1741, navigando al largo dell'isola di Kodiak, e di averlo potuto osservare molto bene e da vicino per 2 ore. Steller afferma che la bestia rimase a guardare la nave incuriosita, emergendo ora da un lato, ora dall'altro della nave giocando con delle alghe, allontanandosi solo dopo che i marinai ebbero tentato di colpirla 2 volte col fucile. Steller non tentò di collocarla tassonomicamente, e si limitò a chiamarla Simnia Marina Danica e a scrivere che gli ricordava la simia marina, un animale illustrato nella Historiae Animalium di Conrad Gessner. Nei suoi scritti, Steller lo descrive come segue. L'animale era lungo circa 2 l. La testa sembrava quella di un cane, con le orecchie appuntite ed erette, e sul labbro superiore e inferiore, da ambo i lati, pendevano vibrisse che gli davano l'aspetto di un cinese. Gli occhi erano grandi. Il corpo era allungato, rotondo e grasso, ma diventava gradualmente più sottile verso la coda, la pelle era fittamente ricoperta di peli, grigi sulla schiena, bianco-rossicci sulla pancia, ma in acqua sembrava essere completamente rosso o color mucca. La coda, provvista di pinne, era divisa in 2 parti, con la pinna superiore 2 volte più lunga di quella inferiore, come negli squali, più probabile, come riportato nel manoscritto che la similitudine fosse con la coda di un gallo. Non fui poco stupito del fatto che non riuscii a scorgere né arti anteriori come nei mammiferi marini anfibi, né pinne al loro posto. Il ningen è un criptide gigante comparso recentemente nella cultura giapponese dopo essere stato avvistato da alcuni pescatori nipponici arrivati ai confini dell'Oceano Antartico. La parola giapponese ningen tradotta in italiano significa umano. Molti degli avvistamenti della creatura sono comuni nella regione antartica. Sebbene siano state eseguite riprese video e fotografiche, l'esistenza di questa creatura non è stata ancora verificata. Il ningen è descritto come una creatura balenoide, ma che ha delle somiglianze anatomiche agli umani. Nelle descrizioni viene riportato che la creatura possegga una faccia, e in alcuni racconti si dice che presenti arti e, o braccia e mani estremamente grandi, circa 20-30 metri. La pigmentazione della creatura sarebbe di un bianco pallido. Il mostro di Crawfordsville è il nome dato a una misteriosa supposta creatura volatile avvistata nella piccola cittadina dell'Indiana durante il 1891. La prima notizia riguardante la misteriosa creatura viene riportata nell'edizione mensile di settembre 1891 dell'Indianapolis Journal, e tempo dopo viene ripresa dal più influente Brooklyn Eagle entrando a far parte del ricco folklore statunitense. Contrariamente allo scetticismo che si potrebbe mostrare al riguardo, molti studiosi prominenti dell'epoca come l'investigatore del paranormale Charles Loyfort e il giornalista Vincent P. Gaddis, si occuparono di ricerche personali e indipendenti per far luce sulla storia del volatile e delle sue possibili origini. Si arrivò a pensare di un coinvolgimento ufologico, ovvero, che non si trattasse di una creatura vivente ma di un oggetto volante non identificato. Teoria avanzata per via del fatto che il mostro spariva e appariva in continuazione senza poterne trarre altre ipotesi. L'ipotesi fantascientifica fu screditata da Gaddis, che al termine delle sue ricerche preliminari giunse alla conclusione che s'era di fronte a una creatura vivente abituata a un habitat atmosferico, ma non per questo forzatamente trattasi di UFO. Le descrizioni sono unanimi, ma talvolta discordanti riguardo caratteristiche fisiche o corporali, come il respiro,
da taluni definito normale, da altri molto caldo, arioso e incandescente. Si suppone la mancanza di testa, oppure presente ma in forma molto piccola, come testimoniato dai più. Gli occhi di colore rosso acceso, da sembrare infuocati. Concordano tutti sul fatto che si trattasse di una creatura rettile, ad una prima apparenza un'anguilla gigante alata, dal movimento ondulato e con una sorta di pinne presenti lungo tutto il corpo. La lunghezza stimata attorno ai 20 piedi, per 8 di larghezza. In molti hanno descritto un forte sibilo, emanato dalla creatura durante, prima e dopo il volo, molto simile a un urlo di dolore. Questo tipo di descrizione farebbe pensare ad una sorta di pterosauro. Gli avvistamenti ufficiali e accertati del mostro di Crawfordsville sono due, entrambi avutisi nel corso del XIX secolo. Il primo è avvenuto intorno alle 2 di mattina del 4 settembre 1891. Il volatile appare nei cieli di un maniero più volte andando e sparendo. All'avvistamento è testimone il reverendo G.W. Switzer, sua moglie e due operai di un campo agricolo. Il secondo, ben più celebre, è stato riferito da un centinaio di persone il 6 settembre. La creatura sorvola l'intera comunità per poi sparire nuovamente. Un globster, anche detto blob, è una massa di materia organica arenato sulla riva di un oceano o altra superficie acquatica. Un globster si distingue dalle normali carcasse spiaggiate per la sua difficile o impossibile identificazione, perlomeno agli occhi dei primi osservatori, e per il fatto che sull'identificazione stessa spesso sorgono dispute nella comunità scientifica. I globster possono avere un aspetto così misterioso che la loro natura rimane discussa anche dopo che gli scienziati hanno effettuato un'identificazione ufficiale. Alcuni di essi mancano di ossa o di altre strutture riconoscibili, mentre altri presentano ossa, tentacoli, pinne, occhi o altre caratteristiche che possono essere d'aiuto nell'assegnarli ad una specie ben precisa. In passato queste carcasse venivano descritte come mostri marini e presumibilmente diversi miti e leggende potrebbero aver avuto origine da questo tipo di ritrovamenti. Lo studio dei globster è solitamente affrontato dagli specialisti di criptozoologia. Diversi globster, in prima istanza, sono stati descritti come polpi giganti, anche se in seguito si è scoperto che si trattava di carcasse di balene o grossi squali in decomposizione. Come nel caso del blob cileno del 2003, molti di essi sono masse di blubber di balena staccatisi dai corpi di animali morti e in decomposizione. Altri, inizialmente scambiati per carcasse di plesiosauro, si sono rivelati carcasse decomposte di squalo elefante. Blub è il nome dato ad un suono di provenienza sottomarina con frequenza ultrabassa registrato dal NOAA alcune volte durante l'estate del 1997. Dopo che per molti anni si è speculato su una possibile origine animale, nel 2012 il suono è stato attribuito a un criosisma o a un distacco di ghiaccio. Il blub si originò da qualche parte attorno alle coordinate 50° S 100° W, al largo della costa sud-occidentale del Sud America, e venne captato ripetutamente dall'idrofono autonomo dell'Oceano Pacifico Equatoriale, parte del SOSUS, l'equipaggiamento dell'USNAVI originariamente progettato per identificare i sottomarini sovietici e oggi utilizzato per monitorare la sismicità sottomarina, il rumore dei ghiacci, la popolazione e la migrazione dei mammiferi marini. Un'ipotesi inizialmente propagandata da diversi articoli fu che il blob avesse origine organica a causa della sua frequenza, tuttavia non esiste un animale conosciuto che possa produrre un tale suono. Se si fosse trattato di un animale, infatti, avrebbe dovuto essere enormemente più grande di una balenottera azzurra, l'animale conosciuto più grande sulla Terra. Nonostante ciò, nel 2012, la sorgente di questo suono fu spiegata ponendo fine alle teorie riguardo un eventuale criptide. Criosisma. Il NOAA attribuì la fonte del blub a quello di un grande criosisma in quanto molti terremoti di ghiaccio avrebbero spettrogrammi simili a quello del misterioso suono, nonché l'ampiezza necessaria per individuarli nonostante presentino distanze superiori a 5.000 km. Ciò venne riscontrato nel 2008, durante il tracciamento dell'iceberg a 53esima, che si disintegrò vicino alla Georgia del Sud. Gli iceberg che contribuirono a generare il suono erano molto probabilmente tra lo stretto di Bransfield e il mare di Ross o, secondo altre fonti, a Cape Adare, da cui provengono spesso segnali criogenici.
I suoni generati dai terremoti del ghiaccio sono facilmente captati dall'uso degli idrofoni in quanto l'acqua di mare, un eccellente canale sonoro, consente ai suoni ambientali generati attraverso le attività sul ghiaccio di percorrere grandi distanze. Distacco del ghiaccio. Durante i distacchi del ghiaccio, le variazioni derivano dal movimento di una sorgente sonora. Come spiega l'oceanografo Ian Boxier, l'alterazione delle forme d'onda di tali suoni possono anche essere causati da modelli di radiazione dipendenti dalla frequenza angolare associati al movimento in modalità antisimmetrica della copertura di ghiaccio. Sfregamento e cresta di pressione. Talvolta, le emissioni acustiche possono anche essere generate da processi di sfregamento o creste di pressione che emettono suoni simili a quelli causati dal distacco del ghiaccio. Lo sfregamento coinvolge due o più flussi di ghiaccio che, collidendo, causano deformazioni a taglio e onde di taglio polarizzate orizzontalmente, ovvero onde S. La cresta si verifica quando quel ghiaccio si piega o scivola sulle creste. Secondo Xie, entrambi gli eventi produrranno suono nella sequenza di rottura di un flusso di ghiaccio. Stando a quanto dichiarò in un'intervista di David Woman per la rivista New Scientist, Christopher Fox della NOAA credeva che l'origine del bloop non fosse dovuta all'uomo o a fenomeni geologici, bensì a un animale. Secondo Fox, infatti, il misterioso suono somiglierebbe a quello di una creatura vivente sconosciuta in grado di emettere dei richiami molto più potenti di quelli di qualsiasi altro essere sulla Terra. Secondo Woman, Fox era inizialmente propenso a credere che il bloop fosse un cedimento del ghiaccio in Antartide, ma in seguito arrivò a credere che il suono fosse di origine animale.